oggi riprendiamo con me la nostra fostra Black Ace. L'ultima volta ci è stato detto alla... cioè praticamente l'ultima volta c'era King che ci ha detto ah 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 oh 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 bla 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 bla. No, scherzo. Oggi dobbiamo andare al studio di WBG perché dobbiamo affrontare un'orda di Wizard fuori controllo che King ha ripromesso di scatenarci contro. Dobbiamo farlo perché se no molte persone potrebbero ferirsi, ma se li aiutiamo, se appunto quanti cavolo sono? Quanti ce n'è? Vi prego ditemi che non devo farli fuori tutti. A quanto pare stanno causando un sacco di problemi, eh? Come fa ad arrivare lì io? Allora, Geo, sei pronto? Non sarei mai più pronto di così. Allora causiamo un bel po' di confusione pure noi, che ne dici? Trascodifica 001! Trascodifica Mega Man! Oddio, combatto a fianco con Ace. Cerca di non restare indietro, Mega Man. Non esagerare, vecchietto. Non male, non male. Andiamoci da fare. Wow! Li abbiamo sistemati tutti? Fio! Sembra che li abbiamo fermati. Sì, però guarda te quanto Crimson abbiamo liberato. E Ace, tutto quel Crimson! Non c'è niente che possiamo fare. Maledizione. Eh? Non sta andando via? Generalmente il Crimson vola via, ma... Ace, Mega Man, sopra di voi! Joker! Joker! Wow! E lui salta! Ace! Wow! È arrivato anche con eleganza! Grazie per essere venuto a cercarmi! Mi hai risparmiato la fatica di venirti a cercare! Adesso che mi hai trovato, cosa hai in mente di fare? Fermarti, naturalmente. Capisco. Sei pericoloso. Ed inoltre, sei membro del dealer. Mi disgusti. Ecco perché intendo fermarti una volta per tutte. Ha! Questa è l'ampiezza dei tuoi poteri? A quanto pare sì. Che delusione. Cosa stai facendo? Ace! Che cavolo... Non riesco a muovermi! Dimmi, Acid, cosa sta succedendo? Non saprei dirlo. Ace fa male. Acid! Joker, cosa hai fatto? Ha! Non ha importanza ciò che ho fatto. Ho semplicemente chiamato Acid. E lui sta semplicemente rispondendo alla chiamata. Non c'è nient'altro. Dopotutto condividiamo lo stesso potere della stella cadente, o sbaglio? Tu lo sapevi? Naturalmente, visto che siamo uniti insieme sarebbe stato impossibile per me non saperlo. Ace! Fermati, Joker! Se continui così Acid verrà! Per me non c'è problema. Il livello del rumore ha raggiunto il 200%. Completamento! Ah! Casino alle orecchie. Ah! Acid! Risvegliati, Acid. Risveglia il vero te stesso. Prova la nostra esigenza al mondo. Esistenza al mondo. Che cavolo è ne... ok, è un po' razzista questa cosa qua. Come ti senti, Acid? Meravigliosamente, scommetto. Vai, fa ciò che più ti aggrada. Ehi! Ha attaccato Joker! Ehi, gli ha fatto anche male! Bah, qualcosa sta prevenendo sul pieno completamento. Maledetta pulizia satella, devono aver alterato Acid, perciò non può completarsi. Ascoltami, Acid, la voglia di distruzione che sento dentro di te, solo quella può definire con assoluta certezza il nostro essere. Non dimenticarlo. E quella stella cadente rossa è il nostro legame. Noi siamo uno. Cosa intende dire? Ace! Ah, sono arrivato nel frattempo. Alla buon'ora. E Ace? Ehi, questa non mi piace per niente.
Cosa c'è, Ace? Dov'è Joker? E perché sembri diverso? Ace! Rispondi! Riprenditi, Ace! Oh, cavolo. Mi sa che il vecchietto si è arrabbiato. Non credo che abbia capito ciò che gli stai dicendo. Meglio se ti tieni pronto. No! Stai dicendo che dovremmo lottare con Ace? Vedi qualche altra opzione? Vorresti farmi credere che sarebbe meglio per tutti lasciarlo in questo stato? È completamente fuori controllo. Non ho idea di cosa sia successo, ma non possiamo lasciarlo andare in questo stato. Mettiamolo al tappeto e mettiamogli un bel po' d'ordine nel cervello. Mega. Hai ragione, Mega. Non credo che Ace ed Acid si ridurrebbero volontariamente in questo stato. Chissà quanto male devono sentire. E le sole persone che possiamo aiutarli siamo noi. Questo è il mio ragazzo. Ma sangue freddo, ragazzo. Sai quanto sono tosti. Vero. Ma anche se li combatto con tutto me stesso, non so se riuscirò a sconfiggerli. Ma Ace ha detto che non può rimanere per molto nella forma M. Se riesco a prendere un po' di tempo... Ragazzo, arrivo! Quindi il piano è prendere tempo? Veramente? Non posso farcela! Acid Ace B. Penso che stia per Black. Penso di sì. Penso anche di essere completamente fottuto. Oh, cavolo. Come? No! L'ho preso! Mi togli! L'ho preso io! Ma che cavolo? Oh, cavolissimi! Oh, prendi questo! No, non si fa niente! Non si fa niente! Ragazzi, aiuto! Fatemi! Oh, oh, what? Oddio, per fortuna è finito! Oh cavolo. Ai, Ace! Acid! Bene, siamo... Quanto cavolo di rumore hanno fatto loro due? Quanto cavolo di crimson hanno liberato quei due? Vai, Laplace, segui la traccia del rumore che Joker sta lasciando. Ah, quindi è Rogue questo. Dottoressa Goddard, come stanno Ace ed Acid? Per quanto riguarda Acid, ho reinstallato il suo programma principale, adesso si sta riavviando. Mentre Arthur non sta bene. Profonde sezioni del suo essere sono state fatte a pezzi da Acid quando è andato fuori controllo. Inoltre, a causa di un uso prolungato del cambio d'onda M, al momento è stremato sia fisicamente che mentalmente. Sono sorpreso che sia riuscito a ritornare qui vivo. Dottoressa Goddard, cos'è successo ad Acid? Normalmente Acid non avrebbe mai ferito Ace. Hai ragione. Immagino che sia meglio che tu lo sappia. Dottoressa Goddard, non fa differenza se lo sa oppure no. Ace. Arthur! Ace! Stai bene? Riguardo al bene, è come sembra. Cosa stai facendo fuori dal letto? Non dovresti ancora alzarti. Non dovresti sforzarti così presto. Doc, mi dispiace. Ma non posso rimanermene seduto a non fare niente. Anche adesso il dealer sta ordendo i suoi piani? Mi fido dell'ordendo. Di questo passo perderemo il mondo. Dobbiamo fare qualsiasi cosa per impedirlo. Ace! Che te ne pare, Geo? Troveremo la base del dealer. E allora li spazzeremo via con le nostre mani. Renderemo il mondo ed il futuro di nuovo sicuro. No! Porca miseria, perché non vuole stare a letto? Arthur! Ace! Non possiamo portarlo più in missione, Ace. Sarebbe un suicidio. Se pensiamo solo a difenderci, non riusciremo mai a fermare il dealer. Quindi la nostra prossima missione sarà attaccare direttamente il dealer. Tutto lo staff della WAZ si concentra sulla ricerca della base del dealer. Dovremmo setacciare ogni informazione utile per localizzarli. Non lasciate nulla di intentato. Sì, signore. Sì, signore. Tutti gli agenti della polizia satellite effettuarono indagini in tutte le aree collegate ai recenti incidenti causati dal dealer. In alcune di queste aree sono stati avvistati Joker ed il capo del dealer. Potrebbero esserci delle tracce del dealer in alcune di queste aree. Contiamo su tutti voi. Sì, signore. Sì, signore. Rimango io. Geostellar.
Sì, signore. Il comando rimarrà nelle retrovie finché essi, il team leader, non si saranno preso. Aspetti un secondo, capo. Almeno mi permette di aiutarvi in qualche modo. Geo, come si è detto prima, il dealer sta andando avanti con i suoi piani. Non ci resta molto tempo. Il dealer si avvicina sempre di più al suo obiettivo di conquistare il mondo. E si è detto che non possiamo dargli questa opportunità. Quindi non posso rimanere ad aspettare. Geo, non sai che rimanere di supporto è molto importante? Dottoressa Goldal, hai già fatto tanto per noi oggi. Ed ecco perché devi stare tranquillo per tutto il giorno. Per te ci sarà tanto da fare domani. Domani? Quindi posso aiutarvi? Naturalmente. Ci sono molte cose che nessun altro può fare a parte te. Vero, capo? Sì, naturalmente. Geo, è proprio come diceva la dottoressa Goldal. Oggi è meglio se vai a casa e ti riposi. Sì, riposa quando si può. Si riposa quando si può. È un dovere essenziale. Ricevuto. Bene, allora. Adesso vado. D'accordo, andiamo a dormire. Ovviamente, ragazzi, è giusto così. Ma sono passato anche nel pezzo in parte. Riusciremo mai a proteggere il mondo senza mettere quel ragazzo in pericolo? Io vedo le cose in modo differente. Voler proteggere il mondo non ha nulla a che fare con l'essere adulto o ragazzo. Infatti i ragazzi agiscono in base agli ideali più puri ed innocenti. Quel giovane sta facendo tutto il possibile per proteggere il pianeta, ma scommetto che non immagina nemmeno quanto ci abbia già aiutato. Quando sarà tutto finito faremo in modo che lo sappia. Adesso iniziamo la nostra parte del piano. Ci sono molte cose che solo gli adulti possono fare. Non è così, dottoressa? Proprio così. Ehi ragazzi, tua madre non sembra molto allegra. No, perché devo parlarci? Geo, ho ricevuto una chiamata da Mr. Shepard poco fa. Mi ha detto che oggi sei uscito prima da scuola. Geo, esigo una spiegazione. Dove sei stato e cosa hai fatto per tutto questo tempo? Questa non ci voleva. Che cosa dovrei dirle adesso? Che sono Megaman e che stavo aiutando la polizia Satella a fermare gli wizard impazziti? No, non mi crederebbe mai. Sì, a questo riguardo... Come faccio adesso a uscire da questo pasticcio? Sarebbe quasi meglio dire la verità. Maledizione, ragazzo, quando lo smetterai di stare nell'impalato? Mega? Scusami, ho potuto colpa mia. Che stai dicendo, Mega? Rumore. Improvvisamente il rumore a scuola è diventato insopportabile. Stavo così male che non potevo più rimanerci. Perciò ho chiesto a Geo di fare qualcosa. E così siete andati via da scuola? Sì, Geo mi ha portato in un posto dove il rumore fosse sopportabile. Geo si stava solo prendendo cura di me. Geo? È la verità? Sì, è esattamente ciò che è successo. Mega era così sofferente. L'ho portato fuori dalla classe e lontano da tutto quel rumore. Perciò fammi riepilogare. L'hai fatto per aiutare Mega. Ok, se è per questo motivo non posso essere davvero arrabbiata con te. Dopotutto Mega è il tuo amico. Io abbiamo rischiato, Mega. Vedi? Ti avevo detto che se ci pensavo io tutto sarebbe andato bene. Ma... Ad ogni modo hai fatto preoccupare Mr. Shepard. Perciò la prossima volta che lo vedi voglio che ti scusi con lui. Spero di essere stata sufficientemente chiara, giovanotto. Sì, mamma. Bene. Ok. Ok, direi che possiamo andare a dormire, salvare e fermarci qua. Metti la parola fine a questa giornata, dormi. Salvi il gioco, salva. Puoi solo scrivere? Sì, perfetto. Ok ragazzi, quindi se il video è piaciuto lasciate un commento, metti mi piace, iscriviti. Mi uccido nel prossimo video. Quindi, bella ragazzi. Ma ce n'è uno. Ma tutti quelli nella vicinanza ti attaccano. Quelli nel chunk. No, porca troia, sto morendo. Oh, te la fa più vita. Pepita. Scusi, cosa voleva dire lei? Quelli nel chunk ti attaccano. Sì. Quelli nel chunk ti attaccano. Sì, proteggimi visto che ti ho dato una mano a farli fuori. E lui continua a menare i pime. Mi serve il cibo.